Cowboy Life Simulator, il simulatore di vita da cowboy. Sarà un Red Dead Redemption tietero? Credo di no, credo di no. Quantomeno non nell'accezione negativa del termine. Perché da quel che ho visto, sembra tanta roba. Speriamo che il mio stesso senso non mi abbia tradito questa volta, perché ho grandi aspettative. Tenete presente che questo è il prologo, perché non è il gioco completo minimamente. Quindi speriamo che già ci dia una buona base. Vediamo. They kept asking me which side I fought for, but they couldn't understand that dying in the ditch for the eagle or the cross hardly makes a difference. The truth is that I fought like every other soldier, just not to get myself killed. And now, after the war, I'm returning to the town I ran from to join the opposite side. I don't expect a warm welcome. But I don't need that. What I need is my act of ownership. After the pardon, I got a letter telling me that I inherited a ranch from an uncle I barely knew. Let's get it over with. The papers are probably in the sheriff's office. Allora, lui è un reduce di guerra. E allora, ho passato anni a versare sangue in nome della lealtà, ma la guerra è finita. È ora di iniziare a prendermi cura della mia vita e dei miei interessi. Bene. Frameretto un po' così. Comportamenti sensati. Per ora. Wow, wow, wow. È quello? Ma ero io? No. Salve. Prendi un revolver. Ho preso un revolver. Theodore, non credo che userà più quel revolver. Ehi, tu! Chiederò alla gente del saloon dove uscire. Ma è una figata pazzesca per ora. L'idea proprio. Metti via il revolver. Bene. E da acquistare. Ci hanno solo da bere, ma a noi non ci interessa. Sceriffo? Philip Page. Non sembra il locale. Dove hai servito? Per l'Unione. So che stai mentendo. E allora che mai riesci a fare? C'hanno altri problemi. Sto cercando uno sceriffo. E l'altro di proprietà della casa pure. Ma lo sceriffo ha fallito. Chiedo anche le statistiche. La statistica potete vedere indicatori di salute, fame, resistenza e resistenza. È tipo un survival. Alcune barre non sono visibili. La stessa ventilazione. Va bene. Yes. Mi dai due proiettili? Non mi dai i proiettili. Va bene. Posso correre? Sì. Caro mercante, c'è solo da mangiare, come non detto. Con chi devo parlare? Pacchetto.
sono i mostri nel letto. Prendi tutto. Prendi tutto. L'atmosfera mi piace. Vabbè, ma l'uomo di Philip dove sta? Sei tu l'uomo di Philip? Sei tu l'uomo... no. Sei tu l'uomo di Philip? Gioca con la chitarra? Vabbè, io non sono minimamente in grado, quindi arrivederci. Mai suonata la chitarra in vita mia, non ho idea di come si faccia. Ralph Wayne! Qual è il tuo problema? Ma sta cercando uno sceriffo. Sono troppo sobrio per parlare. Portami il mio whisky. Già io ho preso lui. Ce l'ho già un whisky. No, questo è un gin. Whisky. Me l'ho bevuto da solo e ho sbagliato. Ma io l'ho già presa la bottiglia di whisky. E adesso? Penso di aver rotto il gioco perché ho già bevuto. Ah no! Whisky special! The special whisky! Vabbè. Tiè! Beve! Te l'ho portato, me lo mettete qua? A Ralph! Lascia la morte! Ralph! Hablame, Ralph! Ok. Lo sceriffo accetta visite oggi. Trovi nella casa con la torre e quella sulla scogliera. Allora. Carissimo. E lei lo sceriffo? Sono occupato. Sarebbe stato che ha lasciato la città per come all'inizio della guerra e della leva. Ma non è vero. Cosa vuol dire la tua discolpa? Mi basta solo... Dammi l'altro che mi dà, so. Non ti credo. Devo lavorare. Devo trovare una guardia. Devo trovare Billy. Sì, vabbè, ma io che faccio? Ma che faccio? Il galoppino de... dello sceriffo? Vabbè, frego un cavallo e vado. Non posso fregare il cavallo. Frego un altro cavallo e vado. Frego un altro... non posso fare... niente. Vabbè, vado a piedi. Revolver in mano e pronto a sparare. Adesso a parte tutto non sembra male per niente. Non sembra male per niente. Ora vediamo lo shooting. Ma... ispezionare con F? Ma perché mai? Ecco, magari richiamola prima che... meno male che ho avuto questa brillante pensata. Ci siamo. Anche l'ambientazione non sembra male, eh. Stilisticamente parlando non è malvagio.
A Billy! Diga! Ha bevuto troppo! Ha fatto un accordo! Mi hanno venduto i loro cavalli per un po' di polvere nera! Vabbè. Ho visto un combattimento di revolver. Succede spesso. Colpisce le bottiglie di whisky. Quali bottiglie? Ah! Se mi dici tostanno, magari. Eh? To stupido, eh? Bene. Non dirgli che ho bevuto. Mi dà un cavallo. Ci vediamo al salone. Dunque, per chiamare il cavallo premendo il tasto O. Prendi riguardo ai cavalli per migliorare le loro statistiche e prendere più efficienti. Allora, prima però non si può mangiare, no? Lei è? Scusa se mi intrufolo, eh? Mi sto solo facendo gli affari tuoi, perdonami. Allora, oh! Ragazzi, comunque siamo di fronte al primo tiettelo degno di essere definito tiettelo, ma il lato positivo. Cioè, il gioco è figo, vero? Potremmo creare una nuova serie di tiettelo, per davvero. Ha fatto male. Ora però allora, premessa, il gioco teoricamente nasce come survival con crafting, base building, cioè il nostro ranch dovremmo averlo a breve e dovremmo poterci lavorare serenamente dentro costruendo cose. Cioè c'ha una come posso dirvi, dei risvolti anche gestionali dovrebbe avere, quantomeno molto marcati. Sarebbe figo. Cioè, ne hanno fatti una caterva dei giochi sul Far West, mezzo decente forse. Questo potrebbe essere il primo, chi lo sa. Salve. Mi dai stato di proprietà? Non te lo mette mai addosso. Stava difendendo i banditi, tornerà. Stava difendendo i banditi. Oh, mi dai il ranch. Bene. Me ne posso andare? Prendo il treno e me ne vado. Ciao Ciccio! Posso entrare? Adi ciao Ciccio! Ah beh! No, tutto chiaro! Beh sì sì! In effetti... Sei pronto? Ah, tutto voleva dire solo sei pronto? Sì! Comunque! Tra l'altro, questa è la serie di sviluppo... che io non conoscevo e hanno in cantiere della roba bellissima che io spero di avere modo di mostrarvi a breve, perché questo era il primo pezzo di quelle che sono le loro opere, diciamo, e non è affatto male, cioè concettualmente non è affatto male. Alcuni dei pizzi sono stabiliti nella tua fattoria, sono ben attrezzati, devi lottare per Vado.
Tu mi servono le munizioni e poi che pensi mi? Sì, ma mai detto, te do le munizioni e dammi le munizioni però, che fai? Il vago, mi dice e poi no? Sono il mercante, in China lì la volete? Allora, se io ti do questo, vendi, le sigarette te le do, fame, bendaggio, sigarette, sigarette, quanto costa? 175 e io ho 135, quindi nada, vabbè. C'ho 29, ah, ma no, me l'ha dati i colpi, me l'ha dati. E allora se me l'ha dati basteranno. E allora... Se me l'ha dati, basteranno. Ah! Dai, raga. Se sto gioco esce in tempi brevi, io vi farò di tutto per convincervi a supportare questa serie. Perché voglio farci una serie. Se è fatto bene, però. Il prologo sembra bello, però. Il gioco finale magari è tutt'altra roba. Io non. Ormai la mano sul fuoco non ce la metto più su niente. Mi è venuta la paranoia. Aia, i colpi! Bello! Allora, caro il mio bandito! Pia tutto, che fai il vago? Poi... Quei banditi non avevano speranze. Ma dov'è il corpo? Ecco. Ale. E l'ultimo l'abbiamo sbragato che stava ancora dentro. Schema della casa. Vabbè. Beh, sta messa benissimo la fattoria, devo dire. Allora, raggiungi il tuo carro. Dobbiamo raccogliere il circolo, gli utensili e le risorse. La radio non mi serve. Schema della casa, non posso usarlo. Puoi bere acqua dall'abbeveratoio per ridurre la tua sete? No. So, un cavallo. Qui per tagliare. Questo è un martello. Non posso usarlo ora. Ah, taglia un albero. Tre. Tre ho detto. Oh, tre. Tutti i tasti sto schiacciando. Ho tagliato? Bene! Raccogli, raccogli, raccogli. C'ho legna per i prossimi 15 anni. Raggiungi un'area con rame. Ma già che fa? Io veramente ero partito con l'idea di avere a che fare con un giocaccio che avrei preso in giro dalla mattina alla sera. Ora
O quantomeno che ci avevamo ironizzato un po', ecco, come facciamo poi spesso con questi dietro, ma senza cattiveria, semplicemente per ironizzare un po' su quello che magari è uno sviluppo un po' così. Invece, le risorse appaiono tanto intanto, dovranno un po' per estrarle, vabbè, però. Ok. Ho fatto? Non mi dice a schermo quanto ce n'ho. Vabbè, ci serve anche della pietra. Che prendiamo i sì. Poi raccoglierò con i fichi d'India. E qui c'è chi ha pensato tigidi e chi mente. Raccogli le risorse. Con 5? No. Quello si offende se io non so come ha fatto un fico d'India. Ah, ok. Io sono fermo quando si parla di fichi d'India, purtroppo la mia cultura si esaurisce lì. Oh, posso? No, non posso. Sono alla fattoria. Allora, prendi questa falce. Prendi questa falce. No. Il mio giardino qual è? Planimetria giardino. F per aprire. Sto premendo F, ma non senza la fal. No. Non è F. Sarà un'altra cosa? Missioni. Premi il tasto F per avere il menu giardino. E io il tasto F l'ho premuto, ma il tasto F non funziona. Non volevo chiamar cavallo. Nuovo compagno, Falco, dai. Sì. Siamo bloccati alla planimetria del giardino. Io non so. Mi cogliete un po' impreparato. Drammaticamente qui. Ma che va ripulito prima? Mi viene il dubbio. Io il giardino lo sto a pulire, ma. Vabbè, il giardino è lindo quasi tutto. Pulito. Si va a pensare a far rosicare questa cosa del giardino.
Progressione per adesso perfetta. Rompiamo tutto col bug del giardino. No, te prego. Cioè, non mi puoi cascare sul giardino. Non mi puoi cascare sul giardino. Allora, non si riesce a fare sta cosa del giardino, raga. Per quanto ci si sforzi. Non posso usarlo ora. Non posso usarlo ora. Bendaggio, niente. Non so come andare avanti, ragazzi. È un peccato mortale, ma non so come andare avanti. Non mi dà... No. Non mi dà modo di fare alcunché. Peccato. Comunque, gioco da tenere assolutamente d'occhio. Lo faremo. Mi ha intrigato veramente tanto per adesso. Ho rosicato questo fatto del giardino. Questo sì. Noi siamo concretamente nel giardino. Tant'è che l'indicatore continua a darmelo, ma forse non è questo il giardino a cui si riferisce? Mi metto da un'altra parte? Sto continuando a premere furiosamente F, ma non cambia una cippa. Forse è questo? No. Niente, raga, è andata così. Comunque, fatemi sapere. Io vi lascio il link alla pagina del gioco in descrizione, affinché potete dargli un'occhiata quando lo vogliate. E niente, ragazzi, fatemi sapere se l'avete provato, perché i playtest sono attivi. Io ho fatto richiesta su Steam e mi hanno semplicemente accettato, per cui... È una cosa che possono fare tutti e credo che abbiano tutto l'interesse del mondo a far giocare più gente possibile, per cui eventualmente buttate un occhio. Io per adesso vi saluto, vi ringrazio, vi do appuntamento al prossimo Tietelo, sperando che siano tutti belli come questo, perché capitava, non è mai capitato.